Siamo alla comunità delle piagge con Turivaccaro, amico di lunga data e tante battaglie per la non violenza, il pacifismo, eccetera. Ciao Turi, raccontaci come mai sei qua, come sei finito qua, un siciliano che ha lottato tanto contro le basi militari e ora è alla periferia di Firenze. Sono qua perché il 2 dicembre del 21 ho preso un'alta velocità a Roma, naturalmente senza pagare, e però stavolta non avevo neanche il vaccino e quindi la cosa è stata molto più deleteria e mi hanno arrestato perché hanno trovato un mandato di cattura, insomma, che io non prevedevo così presto mi arrivasse, stavo per andare in Olanda e così. Tra capo e collo mi hanno arrestato e portato a Sollicciano, che è il carcere di Firenze. Però prima di questo non è solo questione di biglietti di treni o di vaccini, hai ricevuto delle condanne per più processi, per tra virgolette reati di tutt'altro tipo, di altro genere, no? Nella tua carriera, diciamo. Sì, dal 2012 diciamo, sono impegnato agli scemi contro le parabole MUOS, che sono parabole americane, che Di in due parole il praticamente MUOS, per chi non lo sapesse, di che. il MUOS è un sistema di parabole, sono tre parabole agli scemi, altre due o tre basi in giro per il mondo, sempre di queste tre parabole. E con i satelliti controllano, danno le informazioni in tempo reale, diciamo, per la guerra. Le hanno già usate per mandare missili, probabilmente le staranno usando anche adesso per dare informazioni, non so, all'Ucraina, non lo so io. E quindi io con altri, certo, no, gente del Nomos, siamo saliti sulle antenne già dal 2012-2013. Poi nel 2014 ho anche sabotato un'antenna precedente, diciamo una grande antenna molto alta, ho fatto un piccolo sabotaggio, piccoli sabotaggi, sono 20.000 euro. Come si sente, siamo praticamente sulla rotta di decollo e di atterraggio degli aerei di Peretola dell'aeroporto di Firenze, che ogni un minuto o due qui allietano la vita di questo quartiere periferico. Scusa, Turi, stavi dicendo? Sì, poi un altro sabotaggio di 27.000 euro, sempre questa antenna molto alta, e processi che mi sono meritato anche 6 mesi di galera appunto per questo danneggiamento, oltretutto danno interruzione di pubblico servizio, cosa che l'avvocato ha voluto andare in Cassazione per chiedere di non considerare un pubblico servizio una base militare statunitense. E l'abbiamo perso e quindi ho dovuto farmi questi altri 6 mesi di galera, insomma, che mi sono capitato tra capo e collo. Poi In che condizioni eri? In che carcere eri? A Palermo, no, questo sì, vabbè. Nel 18 sono entrato in carcere a Palermo adesso non ricordo più esattamente che ne ho decine di processi, comunque per queste, sia per le antenne agli scemi sia per i fogli di via in Valsusa. Mi hanno dato almeno 3 mesi in Valsusa o 5 mesi addirittura per i fogli di via. qual era il terribile reato di cui ti eri Ma macchiato? poi in Valsusa diciamo che do fastidio, diciamo, più che altro, non è che mi reati grossi. È una battuta. Sì, sono entrato diverse volte dentro il cantiere, poi ho dato fastidio, diciamo, salendo sul traliccio, scendendo sull'autostrada, cercando di sabotare la draga Caterpillar che stava demolendo le barricate. E vabbè, poi non mi hanno denunciato rompendo una porta, diciamo, di una ditta mafiosa, diciamo la maniglia, il maniglione.
Questo durante le manifestazioni, sempre fossi io da solo la cosa che non aveva risalto. Questo non mi hanno denunciato, mi sono stupito perché era una cosa abbastanza pubblica. Però era una ditta privata per cui ha ritenuto così. Ora sei qui da un mese circa, no? Alla comunità Le Piagge, giusto? Sì, sono uscito il 25 luglio in affidamento ai servizi sociali. Normalmente io non chiedo queste neanche i domiciliari perché mi sembra di tenermi le chiavi in tasca e collaborare con la mia detenzione, che è una cosa che lavorare contro la propria coscienza, diciamo, non è riconoscersi colpevole. E quindi l'evasione sei tu che te la avresti l'evasione possibile in ogni momento e non te la concedi per paura che poi ti diano altri 6 mesi in più di galera. Quello ti blocca, cioè, è naturale, chiunque lo capirebbe, no? Però dentro di te ti rimorde sta cosa. Io avrei preferito starmene in cella perché ero riuscito a creare il mio mondo contemplativo, come ho sopportato 20 mesi e mezzo al Pagliarelli di Palermo, avrei sopportato quest'anno in galera a Sollicciano, insomma, in fondo mi trovavo molto meglio a Sollicciano per alcuni versi. Com'è la vita qui nella comunità? Adesso in questa sede magari non raccontiamo di che cosa si occupa, cosa fanno qui, se no diventa troppo lungo, ma tu hai una sorta di domiciliari, anche se non sono tecnicamente domiciliari, Affidamento ai servizi esatto, sociali, presso la comunità Le del Piagge. muretto che sarebbe diciamo, un prestanome della comunità che ricicla metalli, tappi di bottiglie, sughero, eccetera, riciclano. E io però sono stato esentato dal lavoro, diciamo, dell'officina, anche perché vado a piedi nudi. E trovo chiodi per terra ancora adesso, dopo un mese che li tolgo, li trovo. Pulisco un po' l'ambiente, diciamo. Per il resto, quando posso, innaffio, ma con l'idea di Fukuoka, gli alberi dovrebbero avere delle radici sufficienti per andarsi a cercare l'acqua anche in tempo di siccità. Però innaffio l'orto perché mi hanno pregato, periodo che vanno in vacanze. Poi mi mangio i pomodori. Ma mi sembra di essere un po' in campagna, anche se questi aerei, certo, non è l'ideale. Sappiamo che siamo a Firenze, all'estrema periferia. Sono circa 7 km dal centro. Sì, ho Sono venuto in il mio bici stamattina. alberello dove c'è il mio soggiorno diurno e il mio soggiorno notturno è qua sotto questa tettoia. Dalle 22 alle 7, ogni tanto passa la polizia qua e mi sveglia nel pieno del sonno e ho già molti incubi, è come se fosse Dio che chiama Samuele, va a fare. Chi è che chiamava Caro? La polizia, la prima notte mi ha preso proprio, stavo cadendo nel sonno e mi comparano sti fari lampeggianti. E così. Le altre 2 volte sono io che ho avuto un incubo, qualcuno che mi chiamava Turi, però ho capito subito che non era la polizia. Mi ha colpito che in questo posto, dicevo, non è questa la sede magari per raccontare di che cosa si occupa la comunità, una comunità di base cristiana che ha moltissime, creata, fondata da un prete di strada molto conosciuto, Alessandro Santoro, che ha molte attività in campo sociale, in campo dei diritti umani, dei migranti, del quartiere, ha fondato una MAG qui in questa zona, si occupa anche solidarietà con tante cause, cioè. Mi ha colpito però che tu, e l'hai detto anche prima, per certi aspetti ti sta stretto questo affidamento, nel senso che rispetto alle tue caratteristiche, al tuo modo di vivere, pur in una realtà che da un punto di vista dei valori, degli ideali, è molto vicina,
per l'attenzione, tutto l'aspetto sociale, però per quello, diciamo, per il tipo di vita che piace fare a te, che ricerchi la tua ricerca nel campo della meditazione, della riflessione, del contatto con la natura, in qualche modo non sei così a tuo agio, o sbaglio? Diciamo, io sono un po' tutto o niente, diciamo, o sto in carcere, nella mia cella di cemento col caldo, solleone, tutto. O, e mi hanno messo il ventilatore pure il giorno prima di partire. Oppure, che so, io sono libero, libero, ciel di bosco proprio, senza. Che me la devono perdonare, diciamo, io in fondo non faccio niente di male, no? A distruggere gli armamenti. Fa parte della profezia, certo, interpretata così direttamente, di trasformare le spade in aratri. Poi con che strumenti li distruggi questi armamenti? Quando posso mi trovo una mazza come quando ho disarmato due F-16 in Olanda nel 2005. Quando mi regalano un martello, qualcuno mi ha regalato un piccone, lo tengo a Napoli di scorta. Tutti dicono, no, anche a Niscemi ancora un piccone di scorta. Certo che bisogna fare la pratica, se no si arrugginiscono questi attrezzi e anche i miei muscoli cominciano a deperire un po'. Quindi, A questo proposito, come stai di salute dopo questa esperienza, carcere e l'età, insomma, in qualche modo diciamo, ho avanza? avuto un tappo di semi di fico d'India e quindi questo mi ha buttato la rovina, la prostata, la vescica, e ho ancora un catetere da un anno che me lo tengo, quindi non posso dire, sì, all'esterno sembra che sto bene, però finché ho questo impedimento fisico, non è solo fisico, è anche mentale, perché ti sembra di essere su un crinale e non riesci né a salire né a scendere. Domani andrò dal medico naturopata a Bologna, Angelo, e spero che si chiarisca sta cosa, come mai non riesco più a riprendermi. È un po' come questo limbo che sto vivendo qua, non è libertà, non è prigione. Fino a quando dura questo limbo? Il 2 dicembre, se non arriva un altro carico pendente, di sicuro c'ho almeno uno o due processi In attesa. Sempre sì, pendenti. Se non con. hanno già fatti e l'avvocato ha fatto ricorso a nome mio, perché mi ha fatto firmare anche cose che io dei fogli in bianco, non dovevo dire questo comunque, perché dice che farmi arrivare a Niscemi a mettere una firma è un po' difficile, no? Dall'Olanda a Niscemi. Niscemi in Sicilia, L'Olanda, perché non so. perché vivo parecchio anche in Olanda, che mi sono formato una piccola famiglia a modo mio. Hai una figlia? Sì, ho una figlia di 32 anni e una nipotina di 9, poi c'è sempre anche la mamma di mia figlia che mi manda lettere, mi viene a trovare anche in carcere ogni tanto, insomma. Quindi nonno Turi. Sì, nonno Turi, ho scritto la mia autobiografia, finalmente. Senza dubbi, per la nipotina, diciamo, in forma poetica, sono 65 strofe che ho concluso l'ultimo giorno di permanenza a Sollicciano, il 25 luglio. È disponibile per chi volesse leggere, certo, ogni tanto io faccio correzioni. La nipotina t'ha già visto, no? 2 anni. L'ho O lei. vista nascere, però. Poi il Covid Con anche. delle pause di 20 mesi in prigione, è venuta a trovarmi in Ah. prigione. La mamma non glielo voleva dire che ero in prigione. E che faccia faceva vedere questo nonno strano? Si è resa conto che era una prigione, lei stessa, perché non è scema, a 7 anni, nel 2019 aveva 6 anni, ha fatto delle domande: ma perché ci hanno fatto aspettare 2 ore per entrare in carcere? Perché non mi fanno giocare? Devo stare seduta nella cella del colloquio. 2 ore a stare seduta una bambina di 7 anni, capito? E si deve sedere da quella parte perché la guardia ti deve vedere. Allora ha intuito che non era un luogo di Un bel posto. residenza normale.
Ok, ancora una cosa prima di salutarci, vuoi, diciamo, non questa chiamiamola intervista, questo racconto avrà un uso prevalentemente di mare, di amici comuni, eccetera, prevalentemente a Torino, comunque nel nord Italia. C'è qualche, visto che molte persone, anche, oltre ai tuoi processi, anche a causa Covid, forse non li vedi da qualche anno? Hai un saluto o qualche messaggio che ti piacerebbe far avere? Vabbè, possiamo magari girarci così si vede la bandiera, La non so bandiera. se, e si vede anche la tua bici, così si innamorano della tua ma bici. chi mi conosce la conosce. Beh, non andrai a Comiso in bicicletta, ma chi Beh, lo sa, perché? prima o poi andrai a Niscemi. Se arrivo a Firenze posso anche andare a Comiso. Vabbè, c'è una bandiera che c'è Sì. un po' di temporale in vista, ma ogni tanto sventola. Io preferirei quel scritto movimento non violento, non violenza, il fucile spezzato, ecco, sarebbe distinguibile perché queste le chiamano bandiere comuniste, la gente, no? E dicono che lui, Alessandro è un prete comunista, insomma, ecco, mi piacerebbe pensare come un prete non violento, quindi la bandiera, prima o poi ne metteremo un'altra, Dai, c'hai penso tempo anche fino a la famiglia dicembre. Abate, cioè, sicuramente me ne procurerà una. Niente, ti chiedevo un saluto, anche solo. Saluto tutti, da quelli che mi hanno, si sono iscritti alla chat, quelli che mi hanno telefonato, mi hanno scritto personalmente in prigione, quelli a cui non ho risposto ancora. Abbiate fede, io rispondo anche dopo 6 mesi a volte. Quindi chi mi ha scritto a Palermo che non ho ancora risposto, ma guardate che anche le lettere si perdono, ho avuto anche il controllo sulla posta e me l'hanno deviate, trattenute, spedite dopo 3-4 mesi. Quindi dovete scusarmi che sono un po' anche pigro a rispondere comunque. Io sono qui riferibile a questo telefono che non rispondo sempre, però 055 37 37 37. Chiamatemi, Turi, quello con i piedi nudi, insomma. Sono un tipo un po' strano qua in mezzo a tutta sta ghiaietta, con i piedi nudi mi portano le ciabatte, ma le rifiuto, non sanno più come fare. Però la brioche che mi stavo mangiando stamattina non te la sei mangiata volentieri anche tu? Arca Sì, però non ero a digiuno per la comunione poi, hai fatto un grave peccato, miseria. Santo Gigi. Vabbè. Un'ora dai cibi soli, non mi ricordo come, dalle bevande alcoliche. Ho bevuto un po' di vino addirittura, che 3 ore dalle bevande Ah, così alcoliche. si studiava al Così si catechismo. faceva. Che non E bisogna. l'acqua non rompe il E non digiuno. bisognava masticare l'ostia o qualcosa del genere, Quella ci noia, insegnava. non la puoi tenere in mano a quel tempo perché avevo paura che te la portavi a casa e poi facevi dei sacramentalismi, sai come fanno le ostie, i satanasti. No, adesso il prete ha pregato di mettere le mani a forma di nido, come, così sa chi vuol fare la comunione. Comunque, è una bella comunità, devo dire, Alessandro, pur con i miei limiti, diciamo, di essere un po' isolato, ma un po' il carcere mi porta a questo, un po' tutta la vita, diciamo. Lui ha scelto anche le persone umili, marginali, io ho scelto di fare il marginale, diciamo. E in questo modo vivo con gli ultimi, spero almeno, però diciamo sono un po' un mezzo borghese, diciamo, perché la vita che faccio mi consente di vivere senza lavorare, così, diciamo. Ho 69 anni, è vero. Ho fatto i miei 15 anni di Direi lavoro. molto ben portati, a parte la prostata, ma direi ti vedo Miei in buona 15 salute. anni, diciamo, di semilavoro alla Fiat, quindi diciamo la mia parte per la misera pensione che mi daranno, che mi sono rassegnato a chiedere, perché Alessandro ha detto che regalare i soldi al governo in questo periodo vuol dire far costruire armi ancora di più. Quindi Già. chi vuole soldi può chiedermeli in prestito o regalati, insomma. Sei capace che ti compri il biglietto del treno con la pensione minima? No, me l'hanno già. No, mi ha detto Zanotelli che io non ho bisogno di pagare il treno perché faccio già un beneficio all'umanità a disarmare basi militari. Già. Vabbè,
Ok, grazie Turi e saluti da parte di tutti, direi, le persone che ti vogliono bene e che ti conoscono. Va bene, grazie, ciao a tutti.